direi che oggi è stato l'esordio di una competizione molto attesa da questa squadra, perché realmente il campus si allenava molto anche per questo, per cui ci poteva essere una emozione grande. Diciamo che siamo stati all'altezza dell'esordio e speriamo che possa servire per sciogliere un po', per sciogliersi un po', soprattutto per quanto riguarda i nostri due più forti tiratori, Medicina e Salon. Hanno cominciato bene, poi si sono un po' frenati. Gli abbiamo fatto capire che così non va, noi abbiamo bisogno di loro, non importa se sbagliano il tiro, ma invece importa se non si rinunciano. Era una partita molto difficile da interpretare, perché con Manojlovic dovevamo tenerlo a riposo se lo vogliamo proteggere per il resto della competizione, perché ha una spalla mal ridotta, per cui i bravi ragazzi hanno giocato molto bene, direi, e siamo stati in partita fino al 15esimo, al 12esimo alla fine. Alla luce della partita che ha giocato oggi l'Italia e delle due avversarie che abbiamo visto prima di noi, quindi Montenegro e Portogallo, secondo te com'è l'equilibrio di questo girone dopo che l'abbiamo visto giocare tutti? Sulla carta la Croazia si è dimostrata in queste due partite la squadra più forte, più completa, più fisica, per cui noi dobbiamo crederci a partire da domani. Se alla vigilia la carta diceva che il Portogallo era una squadra imbattibile, abbiamo visto che senza Costa è una squadra come le altre che abbiamo incontrato, per esempio al torneo di Roccarato. Ce la giochiamo, ce la dobbiamo giocare tutte e andiamo avanti così. È stata davvero una partita fantastica, secondo me, da parte di quasi tutta la squadra, devo dire. Una prestazione corale bellissima, a mio avviso. Sì, abbiamo già affrontato la Croazia in Turchia, agli MHC, ed era andata davvero male quella partita. Avevamo perso un bel po' di gol di scarto, quindi avevamo ancora un brutto ricordo di questa formazione, però comunque oggi, ripeto, avendo fatto una grande prestazione, siamo davvero contenti di questa partita. Portogallo, poi Montenegro, alla luce di quello che abbiamo visto nella prima partita tra di loro, diventa un girone che si giocherà fino alla fine. È un girone combattutissimo, questo formato da queste quattro squadre, diciamo. Domani sarà ancora un'altra battaglia contro il Portogallo e finire l'ultima parte del girone contro il Montenegro, che sa che sarà ancora più, a mio avviso, sarà ancora più difficile e dura a livello sia fisico che mentale, giocando fuori casa. Però dai, sono fiducioso della nostra squadra e spero possa andare sempre meglio. Sicuramente da un punto di vista mentale aver giocato così contro quella che probabilmente è la squadra più forte del girone può aiutare. Sì, sì, assolutamente. A livello mentale, dopo aver fatto questa prestazione, siamo contentissimi. Un po' di delusione e rammarico c'è, perché anche perdere contro le più forti in assoluto pesa un po' sempre, però comunque dai, siamo contentissimi.